coraggio di mettere in campo in questi 5 anni cambiamenti che adesso dobbiamo portare fino in fondo con i prossimi 5. E con questo auspicio do la parola a Virginia Meroni. Grazie davvero, ben trovati. Allora, io penso che la città di Bologna debba essere contenta di questa visita del nostro Presidente del Parlamento Europeo Schulz e della visita del capogruppo del Partito dei Socialisti e Democratici Europei. Debba essere contenta perché la nostra tradizione come città è stata e vuole continuare a essere di essere saldamente in Europa. Questa è anche la città di Renzo Beni, vicepresidente del Parlamento Europeo, e ha questo destino. Il nostro destino è nella nostra storia. Noi siamo una città che vive di relazioni con il mondo e con l'Europa. Quando Renzo Beni si candidò, si mormorò sul fatto di un sindaco che andava a fare anche il parlamentare europeo. Ma il segnale era chiaro, Bologna era una città ed è una città che vuole restare una città accogliente, aperta al mondo e capace di avere relazioni con il mondo, perché è una città che vive di questa capacità. La nostra vera tradizione è sapere cambiare e accettare la sfida dei tempi e dare il meglio di noi stessi, come abbiamo dato in questi 5 anni difficili di crisi che abbiamo superato e abbiamo risolto, accantonando, come ha detto, ricordato Francesco Critelli, molti guai che avevamo ereditato, e oggi noi siamo in grado di ridare una prospettiva alla città di crescita, di mobilità sostenibile, di riqualificazione urbana, di solidi servizi pubblici e servizi scolastici e una prospettiva di coesione sociale. Noi vogliamo come città restare in Europa e contribuire a rafforzare la prospettiva di un'Europa unita. Questa è anche la posta in gioco di questa campagna elettorale. Ho appreso poco fa che Forza Italia ha detto sì alla candidatura per tutto il centrodestra della rappresentante della Lega Nord. A questo punto la partita è chiara. C'è chi pensa che Bologna debba essere ridotta a un angolo B, a un posto chiuso alle relazioni con il mondo e un posto dove si discrimina fra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Noi dobbiamo combattere per Bologna, non per Salvini o per Grillo e neanche per Renzi. Per Bologna, città europea. Ed è molto importante per me far sapere al Parlamento europeo che sono riconoscente del fatto che l'idea che abbiamo avuto in questo mandato di fare una seduta specifica del Consiglio Comunale dedicata ai temi europei ha visto la disponibilità di tutti i rappresentanti della Commissione europea. Bisogna parlare di più d'Europa. E bisogna far comprendere qual è la posta in gioco. Se il paese cede all'autoritarismo populista, cede alla xenofobia, cede al razzismo, cede all'idea che prima ci sono gli italiani e poi tutti gli altri, Bologna è condannata al declino. Noi siamo una città che dal 2011 ad oggi ha visto prendere la residenza a 40.000 nuovi cittadini. Cosa gli vogliamo dire? Quello che dice la Lega? Rivolto Bologna? Cosa gli dobbiamo dire a tutti i lavoratori e le lavoratrici che vivono qui da una vita e che contribuiscono alla nostra ricchezza economica? Andate via? Cosa dobbiamo dire in una città che fra 15 anni avrà il 40% dei propri abitanti sopra i 65 anni? Che non vogliamo vita? Che vogliamo chiuderci in noi stessi? Questa è la posta in gioco. Non credete al fatto che i nostri avversari sono deboli. La loro forza è la paura, e seminare il rancore e scavare queste nicchie di rancore inventando balle di tutti i tipi per poter affermare il fatto che hanno bisogno di prendere voti
comunque, indipendentemente dal destino della città e dal destino del paese. Quindi io voglio parlare d'Europa e sono molto contento di questa iniziativa, e dobbiamo parlare di Europa partendo dal basso. Noi socialisti e democratici europei siamo per la lotta alla diseguaglianza, siamo perché si esca da una politica ottusa di austerità e si apra una stagione di investimenti per creare occupazione per i nostri giovani. Questo recinto stupido dell'austerità a senso unico deve finire, non ha senso, e occorre che il Parlamento europeo, il gruppo dei socialisti e democratici europei, sia unito su questo, senza tentazione di fare la fotocopia della destra. Sui temi della sicurezza e del diritto all'immigrazione non va inseguita la destra, perché l'originale è sempre meglio della fotocopia. Noi dobbiamo tenere insieme legalità e giustizia sociale. Siamo nati per questo. E non possiamo rinunciare a questo. Regole, rispetto delle regole, in tutti i modi, come vuole una sana democrazia, ma sapendo che dove non c'è giustizia sociale non c'è legalità forte. Diritti sociali, sanità, scuola pubblica, questo ci unisce, perché questa è stata la promessa dell'Europa quando è stata fondata. Si è preso atto allora che dire gli stranieri fuori e riserviamo i diritti solo ai nati qui ha portato al nazismo e ha portato alla seconda guerra mondiale. Noi dobbiamo riaffermare la promessa dell'Europa, e Bologna vuole essere qui in prima linea. Quindi non si gioca solo un sindaco in questa campagna elettorale dove tutti ci dicono che gli avversari sono deboli, si gioca l'indifferenza. Noi dobbiamo combattere l'indifferenza, dobbiamo far comprendere, come diceva Francesco e come farò io in prima persona, che si torna alla politica buona, si guarda la gente in faccia, si ascolta, si spiegano le nostre ragioni e si ritrova insieme le ragioni di una speranza. Io farò questo, non farò video, non farò spot elettorali, voglio andare a fare i comizi, voglio vedere le persone in faccia e sentire quali sono i loro problemi e rassicurarli nel senso giusto della democrazia. Prendi parte alla vita pubblica, partecipa e insieme ce la potremo fare. Ce la potremo fare se terremo insieme una cosa, però, che dico al Presidente del Parlamento Europeo e a Gianni Pittella. Noi bolognesi, dopo 5 anni di 200 tagli di trasferimenti statali e dopo tante vicissitudini sui comuni, pensiamo che abbiamo bisogno dell'Europa, perché abbiamo bisogno di meno Stato e più Europa. L'Italia deve fidarsi di più dei comuni e delle città metropolitane, come si fa nel resto d'Europa. Gianni Pittella lo sa, c'è una diffidenza centralistica nel nostro paese verso il ruolo delle città. Questa storia deve finire. La città metropolitana ha fondi europei, noi parliamo con la nostra regione da pari a pari, ma dobbiamo costruire dal basso una coalizione di città federate per l'Europa unita. Abbiamo tanto da fare, ma se non lo facciamo a Bologna non so dove potremmo farlo. E a quelli che ci dicono ma per voi è facile perché siete di Bologna o siete dell'Emilia Romagna, cominciate a dire se ce la facciamo noi ce la potete fare anche voi. Datevi una mossa. Bravo. Come vi dicevo prima, arriviamo da
Reggio Emilia, dove c'è stata la seconda edizione della School of Democracy. Ho approfittato della mattinata di Gianni Pintello in territorio emiliano romagnolo per portarlo a Ferrara e per fargli provare l'ebbrezza del tornare in bicicletta per le vie della città, della nostra, della città estense, e perché abbiamo potuto approfittare, come dicevo prima, dell'opportunità che ha dato la School of Democracy di avere tanti amici europei qua per poter organizzare anche questo momento. Sappiamo tutti quanto è importante la formazione della futura classe dirigente, lo sa bene Andrea De Maria, che è qua in prima fila, che per la segreteria nazionale ha seguito il progetto di formazione classe DEM che proseguirà nei prossimi anni e che vorremmo portare anche nella regione, anche in regione Emilia-Romagna. Ecco, formare nuova classe dirigente, formare i cittadini europei. La School of Democracy credo che sia questo, bisogna dare merito a Gianni di averla voluta, questa School of Democracy, di averla portata alla seconda edizione, ce ne sarà certamente una terza e tante altre nel divenire, perché è un'idea giusta, un'idea che pensa al futuro. E quindi avere un capogruppo dei socialisti democratici in Europa che non pensa a tenere insieme solo 28 gruppi socialisti europei, ma che pensa anche al futuro, credo che sia per noi un grande valore aggiunto. E quindi con piacere ti do la parola a Gianni Pintello.